Un po' di giustizia in una delle regioni italiane con le tasse universitarie più alte. Stiamo parlando naturalmente della Campania. Ebbene, queste tasse, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono state spesso usate indebitamente per altri scopi e non erogate come di dovere agli studenti per le borse universitarie. Il caso fu sollevato dall'Unione degli Universitari un anno fa. La Regione Campania ha riconosciuto di aver ottenuto un incasso non utilizzato dalle tasse per il diritto allo studio regionale, pagate nell'anno accademico 2012-2013, e quindi provvederà a restituire alla DISU 17 milioni di euro, ovviamente per quote in base all'ente di riferimento. I fondi saranno ridistribuiti agli studenti, probabilmente attraverso un incremento delle borse di studio per meritevoli e disagiati. Come conferma anche il quotidiano nato in via Solferino, in Campania la tassa regionale per il diritto allo studio è stata aumentata due anni fa da 62 a 140 euro, ma in parte dirottata su altro. Gli Atenei infatti hanno ricevuto solo 62 euro a studente da reinvestire nel diritto allo studio. Tant'è vero che nella regione solo il 27% degli studenti che ne avrebbero avuto diritto ha ricevuto una borsa di studio, 1 su 3. Eppure trattasi di una tassa di scopo, la cui finalità quindi deve essere destinata allo scopo per cui è stata creata. La Regione Campania ha accolto appieno le istanze portate avanti dall'Unione degli Universitari Campani, vincolando l'erogazione di questi fondi alla presentazione di un prospetto di liquidazione da parte delle singole ADISU. In realtà, sottolinea il Corriere, la vicenda delle tasse universitarie è ben più complessa. In tantissimi casi sono troppo alte rispetto a quanto prescritto la legge. Nel 2012 un ateneo su due era fuori legge per il superamento della soglia del 20% della contribuzione studentesca rispetto alla quota del fondo universitario decisa dal Ministero dell'Istruzione.